Ha vissuto Terni da ministro ai tempi dell'area di crisi complessa. Che cosa esprime oggi questa città? Ma intanto io torno da adesso aver visto Umbria Fucina, che è una realtà straordinaria, e come questa altri produttori che fanno un lavoro di nicchia ma straordinariamente stato capaci di interpretare una domanda di modernità, di tecnologia. Hanno tutti usato Industria 4.0, hanno tutti usato la norma che ho fatto sugli energivori. Credo che qui quello che manca in questo paese è una cura verso il settore industriale, che è il settore che ha fatto grande l'Italia, e manca a livello nazionale, manca a livello regionale. Questa è una delle cose su cui la nostra lista metterà un accento, perché non è possibile che noi ci dimentichiamo da dove viene la nostra prosperità. Viene da qui, non è che deriva da altre cose. Quindi secondo noi oggi, la giornata di oggi l'ho voluta dedicare anche alla visita di aziende diverse, più grandi, più medio piccole, ma ci sono realtà straordinarie che probabilmente sono anche poco conosciute. Al centro del dibattito c'è sempre Acciai Speciali Terni. C'è attesa per l'accordo di programma, ma soprattutto dal punto di vista dell'energia forse il paese ancora non ha fatto abbastanza. Non lo so, gli acciaio secondo me, se ve l'andate a vedere, l'avendola io messa nella norma nuova sugli energivori con l'interconnector, è l'unica cosa su cui è abbastanza competitiva con gli altri paesi. Gli altri settori sono estremamente non competitivi, perché il problema è che noi abbiamo fatto scelte scellerate. A partire dall'uscita dal nucleare, Azione sta raccogliendo adesso le firme, ne ha avute tantissime peraltro, per la legge di iniziativa popolare sul nucleare, che noi non possiamo pensare di rimanere un paese manifatturiero facendo pagare l'energia mediamente il 30% in più. Che cosa si aspetta da Azione in Umbria? Io penso e spero che Azione e la sua lista, che poi è fatta insieme a Più Europa, insieme ai repubblicani, socialisti, costruisca quel polo riformista che serve alla sinistra. Perché senza un polo riformista nella regione manca quella voce che dice sia le infrastrutture, attenzione allo sviluppo, attenzione all'ambiente, ma non a detrimento della produzione e di quello appunto che è il lavoro, che è un fatto fondamentale. Questa lista è la nostra lista, quindi spero che questo venga recepito dagli elettori. È che se noi non ci mettiamo in testa che serve un election day una volta all'anno, in cui si vota solo una volta all'anno, questo paese a votare rimarranno solo i politici, perché la gente non ce la fa più a votare così tante volte. Questa è una proposta che noi abbiamo fatto e porteremo in Parlamento. La possibilità di votare online? Sai, il voto online prima o poi forse ce si arriverà, ma intanto facciamo una cosa di buon senso. Noi non possiamo fare campagne elettorali che si accavallano l'una sull'altra, che paralizzano le amministrazioni, che fanno sì che la gente non governa perché pensa alla campagna elettorale. Una volta all'anno, che ne so, a giugno si vota e si accorpano tutte le elezioni che in quell'anno devono esserci nello stesso giorno, nello stesso weekend. Spenderemo molti soldi in meno, avremo molti più cittadini a votare, e altrimenti la gente si rompe e fa altro. Il fenomeno Bandecchi è che Bandecchi vuole che si parli di Bandecchi, quindi io non parlo di Bandecchi. Quello che posso dire è che la politica è una cosa, l'intrattenimento è un'altra. E lo so che c'è confusione su questo e che in tutto questo caos spesso premia chi fa intrattenimento, ma poi finisce che fa intrattenimento anche quando va al governo, non solo quando deve prendere i voti. Quello funziona un po' meno, però sono i cittadini a dover giudicare. Quindi c'è una similitudine con Renzi? No, guardi, non faccio similitudini, non faccio polemiche con nessuno. Il fenomeno Bandecchi è che Bandecchi vuole che si parli di Bandecchi, quindi io non parlo di Bandecchi. Quello che posso dire è che la politica è una cosa, l'intrattenimento è un'altra. E lo so che c'è confusione su questo e che in tutto questo caos spesso premia chi fa intrattenimento, ma poi finisce che fa intrattenimento anche quando va al governo, non solo quando deve prendere i voti. Quello funziona un po' meno, però sono i cittadini a dover giudicare. Quindi c'è una similitudine con Renzi? No, guardi, non faccio similitudini, non faccio polemiche con nessuno. Mi permetto solo una cosa, che secondo me quando arrivi a sputo in faccia a un cittadino è ora che cambi professione, perché ti paga lo stipendio.